Ormai riesco a controllare anche gli elementi della natura. Sono diventato bravissimo. Guarda, sei proprio imbarazzante. Ma ti rendi conto? Al massimo riesci a controllare l'aria delle tue scorregge. Ed è già tanto. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fexy. Non ascoltate quello che dice. So davvero controllare gli elementi della natura. Scusa, sono allergico alle stronzate. Ma insulti a parte, se c'è una cosa che odio tantissimo, sono le persone che rubano. C'è proprio... Però a volte il karma interviene. Difatti oggi andremo a vedere i fail più divertenti fatti dai ladri. Ma c'è la cara. Raga, giuro che prima o poi capirò il perché io mi muovo in questo modo. Però ragazzi, lo sapete, prima di cominciare vado a salutare Luix Moto, Maria Cogli, Patrizia Carbone e Alessandro Subito. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi Alessandro Subito, grandissimo. Raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. Bene ragazzi, direi che possiamo partire. No, perché non so dove sono le cuffie. Dove sono le cuffie? Le sto usando io. E dammi ste cuffie. Ok ragazzi, ed eccoci qua. Bene, ci troviamo all'interno di un negozio ed è appena entrato un tizio, abbastanza losco. Vediamo un po' che cosa sta per succedere. Si tira sulla maglia. Io non ci sto credendo. Dai, ma che cosa imbarazzante. Vai a fare una rapina e ti scivola la pistola. Poi cerca anche di scavalcare per riprenderla. Ma cosa sta facendo? Meraviglioso. Ma andiamo avanti con un altro ladro. Guardate con quale tranquillità entra col braccio vicino alla cassa. Non gli dice niente a nessuno. A posto. No vabbè. Ma io dico, ma cosa stai facendo? Ma non lo vedi che non ci passa? Il buco è troppo piccolo. Lui non demorde però, è da apprezzare. Guardate con quale foga. Ci sto provando in tutti i modi. Niente, mi sa che ci ha rinunciato. A posto, oggi non è la giornata. Bene, vediamo un po' invece che fa lui. Ah, si porta direttamente via la cassa. Era attaccata al filo. Ragazzi, ma con quali gag? Il proprietario è arrivato con una mazza da golf. Ma ti scasso. Che cosa sto guardando? Lui non si arrende. Vuole a tutti i costi questa cassa. Ma cosa fa? Bastava aprire la porta. Ma perché? Ma come si è lanciato? Ma la porta era aperta. Quanta epicità in queste immagini. Sfondare il vetro con la cassa che stava rubando è un tocco di classe comunque. Andiamo avanti. Ecco. Lui starà pensando, ma perché mi stai facendo questo? Non se l'aspettava in effetti, eh. C'è rimasto malissimo. Ma cosa fa? Cioè, ha scavalcato? Vabbè, ma anche la pistola. Ma era giocattolo, per forza. Cioè, ma guardate che scene. Ma cosa sta succedendo? Ecco un altro. Fa la rapina in banca? Cos'è? Cosa? Col casco lo voleva scassare. Guarda quest'altro. Madonna, che immagini brutte. Così. Ma raga, mi sto scassando. Ma fanno troppo ridere. Ma cosa fa questo con la sega? L'ha tirato in testa. Che rapine sono. La cosa bella è che sono convinti di farcela. Poi ci rinunciano subito. Vedono che la situazione non è delle migliori. E con gli altri. Dio, partito cattivissimo. La strage con lo spray. E vabbè, ma con quale cattiveria. No, ma non vogliono fare una rapina. Stanno solo ristrutturando, tranquilli. E tra l'altro non stanno riuscendo a rompere il vetro con dei martelli. Ma che è? Oddio, ma che cosa sto guardando? Non è vero. Cioè, questo per non far vedere la faccia si è messo una scatola. Ma guardate in che condizioni è. Che cazzo? Non si regge i piedi. Madonna, che immagini imbarazzanti. Arrestato dopo 2 minuti. Questo invece che fa? Ecco, bene, spacchiamo tutto. Vediamo se a lui andrà meglio oppure farà anche lui una gaffa incredibile. È riuscito ad entrare. Vediamo un po' che cosa farà. Tranquillo proprio, eh. Come se nulla fosse. Ha preso qualcosa? Cosa? Ma che cosa? Aveva rotto il vetro 10 secondi prima. Si era già dimenticato. No, vabbè, ma io non ci credo. Questa volta siamo dentro ad un supermercato. Ma con quale tranquillità se ne sta andando? Oddio! Ma cosa? No, vabbè, non ci credo! Grandissima! Vabbè, ragazzi. Meraviglioso. Siamo in un vialetto. Si è appena parcheggiata questa macchina. Va bene? Aia! Non mi piacciono sti due, eh. Mi sa che hanno cattive intenzioni. E infatti. Occhio! Madonna, è riuscito a entrare. Porca miseria. No, sto cercando di prendergli la borsa. Vabbè, raga, dai. Non ci credo.
Ma io ho visto il paradiso. Ma lo stava scassando di botte. Ma è la cosa più bella che io abbia mai visto. Lui non se l'aspettava. Avrà pensato, ora mi faccio una borsa facile. Ha preso solo legnate. Bene, siamo dentro ad un altro negozio. Aia, che fa questa? No, non ci credo. Cioè, si è veramente messa una scatola in mezzo... Andiamo avanti. Ma buongiorno! Lui entra nei negozi così, già con la maschera, ma non è per fare la rapina. È perché è brutto e quindi si copre. Tranquilli, sta solo aspettando il suo turno, eh? Ah, ecco, è arrivato il proprietario. Bene. Gli mette la busta. E si guardano. Ecco. E mo'? Lui non ha intenzione di dargli un soldo. Ti stanno solo fissando. Vediamo un po' che cosa succede. Ha tirato giù la pistola. La mette via. E se ne va. La rapina più pacifica al mondo. Penso che il dialogo sia stato una cosa del genere. Dai, dammi tutti i soldi. Guarda, non posso proprio. È un periodo difficile. Ma come? Ho detto dammi tutti i soldi. Non posso proprio. Questo mese avrò guadagnato 50 euro al massimo. Madonna però. Anch'io sono in mezzo a una strada. Vabbè, va. Ciao. Penso che sia andata più o meno così. Va bene, ragazzi. Io direi di concludere qua. Io veramente, guardando queste cose, non so cosa dire. Comunque, ragazzi, se il video vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook. E quindi, se vi va, seguitemi su Instagram e lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale per supportarmi. E io, raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao, ragazzi.